Creare una birra artigianale dalle decise note agrumate e legnose è un'opera d'arte. Scaturisce dalla forte intesa tra il territorio, il prodotto, l'uomo ed il loro reciproco rispetto. Questa è la filosofia di Opera, che in un'ottica ecosostenibile ma innovativa è stata la prima azienda agricola a concludere la filiera del luppolo completamente made in Italy, dalla coltivazione fino alla trasformazione e al confezionamento. Opera nasce circa 3 anni fa in un contesto agricolo nel Cuneese, tra Busca e Dronero, dove si è trovato, diciamo, un microclima e dei terreni adatti alla sua coltivazione. Nell'arco di 3 anni siamo riusciti a sviluppare tra più aziende una cooperativa che produce ad oggi 6 ettari che alla fine dei 3 anni di preparazione dei terreni arriverà a una produzione che sarà intorno a quella delle 10 tonnellate. Il nostro progetto è quello di espandere il comparto, di aggregare nuovi agricoltori e soprattutto quello di far conoscere al mondo della birra, al mondo birraio, il fatto che la birra nasce dal territorio circostante. Il luppolo è solo uno degli ingredienti che servono per fare la birra, ma è molto caratterizzante. Ad oggi riusciamo a coprire quasi totalmente la produzione di alcuni grossi birrifici locali, ma ci stiamo attivando per entrare in network con realtà anche più piccoline che sono interessate a provare il nostro prodotto. Gli obiettivi principali di Opera sono quelli di arrivare a un prodotto il più sostenibile possibile, a partire appunto dalla sostenibilità ambientale, quindi la scelta di una genetica che si adatti al terreno. In secondo luogo, diciamo che tutti i metodi che usiamo per trasformare e lavorare il luppolo cercano di essere anche il più sostenibili possibile, a partire dall'essiccazione, che viene effettuata sfruttando, diciamo, l'aria calda di scarto che viene prodotta dalla centrale termica di Busca. Le palificazioni sono palificazioni locali che sono prodotte dall'azienda, sono pali in castagno, in sostituzione magari di palificazioni che sarebbero più comode da utilizzare come pali in cemento o putrelle in ferro, che però hanno anche costi molto più alti, e quindi è una scelta magari più difficile quella di riuscire a portare anche dalle montagne che ci circondano legnami locali per riuscire a costruire tutti gli impianti. L'obiettivo finale è quello di arrivare a un comparto che in Italia abbia un peso, quindi di una produzione di circa 50 ettari che si dislocano appunto nell'area tra Dronero e Busca. E la cosa importante che siamo riusciti a fare nei passati 2 anni è quella di essere riusciti come azienda, come prima azienda in Italia, a concludere totalmente la filiera, dal campo al bicchiere. Quindi vantiamo un pochino il fatto di aver dato al territorio il primo centro di certificazione e il primo centro di trasformazione che abbiamo in Piemonte. Il centro di trasformazione è il primo che si trova in Italia, collaboriamo con numerose aziende sul territorio e ci mettiamo a disposizione appunto per creare un network anche in questo senso, non solo tra master birrai e agricoltori, ma tra agricoltori e trasformatori. Siamo qua a Busca, in questa giornata dedicata alla filiera del luppolo. Busca è un posto molto particolare dove si sta sviluppando una prospettiva di creare un vero e proprio comparto. Siamo qua a dare un segnale importante per quello che può essere il mondo della filiera della birra artigianale agricola. Filiera importantissima, no? Stiamo parlando di collegare, cioè far capire prima di tutto che la birra è un prodotto agricolo ed è un passaggio non banale, e attraverso questa filiera del luppolo andare a completare quello che è la filiera dell'orzo distico primaverile. Per quello che riguarda il luppolo, no, il lavoro per arrivare a fare delle birre 100% italiane è basato esattamente sulla crescita e sullo sviluppo di questa filiera. Quindi siamo a distanza di 13 anni da quando
Abbiamo fatto il primo lupoletto d'Italia proprio qua in provincia di Cuneo, a Cussagno per l'esattezza, davanti alla messa in moto, no, di un meccanismo che potrà andare a sviluppare e caratterizzare in modo importante quello che è un'italianizzazione vera di quello che è il comparto birra artigianale italiano.